ragazzi, buongiorno, siamo qui a Lucca Comics, è il primo giorno, si spera di una fiera, no? Sì, di grande ripresa. Noi siamo già stati a Romics, e Romics diciamo c'era questo slancio di positività, e quindi naturalmente Lucca sta godendo anche di questo slancio e spero che vada sempre meglio. Dai biglietti sembra... Allora, siamo con il responsabile della Cosmic Group, che è distributore italiano e anche non solo italiano. Abbiamo anche Francia e Inghilterra per Tamashii e Francia, scusami, Italia e Inghilterra per Gunpla. Perfetto, quindi diciamo che è un distributore di un grande marchio mondiale, ok? Quindi Bandai Namashii, insomma, quindi vediamo qua dietro infatti tanti prodotti. Allora, cosa innanzitutto volevo cominciare dicendo grazie dell'intervista che ci stai concedendo e come cosa ti aspetti per questa fiera del Lucca? Dunque, visto il numero di biglietti, visto la voglia di divertirsi e fare fiere, siamo ottimisti. Speriamo che il tempo ci assista, nonostante qui comunque è meglio che in altre occasioni, perché in un padiglione sei tranquillo. Vediamo. Però... Sì, diciamo un'arma a doppio taglio, cioè il padiglione è tranquillo, sì. Però un po' dislocato, quindi... Questo è un po' da capire. Credo che, essendo molto comodo all'uscita dell'autostrada, chi è molto motivato arriva, certo, e ci passa a trovare. Certo, no? Ma assolutamente sì. Insomma. E poi speriamo che ci sia un servizio di, appunto, navette... che permetta di muoversi dal centro qui, e poi noi ci siamo pronti ad accogliere tutti quelli che vogliono venire a trovare. Ok, la pandemia come ha influito sulle vendite? Dunque, onestamente, per noi, dal punto di vista, noi forniamo i negozianti, certo, e i negozianti hanno risposto bene, nel senso che è cresciuto molto l'ambito dell'online, e quindi chi ci lavorava un po' ci ha lavorato di più, chi ci lavora bene ci ha lavorato meglio, e quindi fortunatamente dopo i primissimi mesi un po' di panico tutti sono riusciti a, insomma, difendersi e a migliorare. In questo momento il problema vero sono gli arrivi dall'Asia. Ok, sì. Con Japan Post il discorso anche dell'Italia, no? Il problema grosso è i costi di importazione, la difficoltà a trovare i container, i problemi con i porti chiusi per Covid, perché in Cina adesso basta un paio di casi di Covid e per avere Covid zero chiudono tutto, quindi... Questo è molto interessante perché so che ci sono dei ritardi, sì, in generale, cioè, rilasci di settembre che devono arrivare poi a settembre, sono stati spostati a novembre. Esatto, purtroppo sono questioni legate a problemi di spedizione, ritardi, è un mondo globale con i suoi pro e i contro, quindi... Certo. Alla Cosmic però so che oltre a rifornire i negozianti della merce, dei prodotti di Bandai Namashii, anche mi sembra anche Sideshow. Dunque, Sideshow no, abbiamo Aero Studios, Aero con Studios, cui eravamo anche l'ultima volta che facciamo Lucca, okay, che sono appunto anche loro specializzati in resine di, sì, ottima, sì, qualità, Marvel, DC, un sacco di licenze. Una 10 soprattutto fanno, esatto, brasiliana, esatto, quella Aero Studios. Sì, esattamente, e stanno crescendo sempre di più e noi li appoggiamo il più possibile anche in futuro, insomma, è un'ottima partnership. E poi lavoriamo con tante altre ditte, con Good Smile, siamo piantati, sì, un mega house, Prime One Studio anche. Prime One Studio, sì, e diciamo che sono tantissime, lavoriamo anche con marchi europei come Nabu Collection, Cine Replica, che sono molto sul discorso Harry Potter, repliche, cose di questo tipo. Insomma, abbiamo un catalogo molto vasto e... Certo, questo è importante perché, insomma, uno dice Bandai Namashii è importantissimo, però anche tanti altri marchi mondiali, anche di altre cose, perché Bandai non fa statue, resina, una 3, una 4, quindi, diciamo, insomma, che ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti, quindi questa è una cosa molto importante, anche perché così il rivenditore ha un'ampia gamma di prodotti, sì, che può... Ovviamente. Che poi io mi ricordo che la Bandai aveva anche dei magazzini al tempo Spagna e Francia, c'era la Bandai Francia, la Bandai poi sarà chiusa. Dunque, in questo momento c'è, noi lavoriamo direttamente con il Giappone, okay, quindi con
Bandai, diciamo che Bandai, se hai visto, no, il classico marchio Bandai in rosso e Bandai in azzurro. In azzurro, sì. Bandai in azzurro è Bandai Spirits, che è l'ambito del collezionismo, che è quello con cui ci interfacciamo noi, ma che è anche quello che gestisce Banpresto, che non ci riguarda, okay, ma che viene gestito in Italia, in Francia, in Spagna, direttamente da Bandai Banpresto. Okay. E quindi hanno appunto magazzini in Francia e fanno questo tipo di distribuzione. Però Banpresto è da quanto tempo che c'è? Come distribuzione autonoma, come Bandai Spirits, è qualche anno. Non sì, perché Bandai Spirits è da un paio d'anni, 2 anni. Perché prima, esatto, era tutto sotto il marchio Bandai Classico Rosso, e poi dopo hanno fatto questa divisione collectible giocattolo, per cui il Bandai Rosso è anche quello che produce quelle figure di Dragon Ball che trovi nei negozi giocattoli, che non sono le SH Figures, e tutta una serie di altri prodotti legati appunto al giocattolo in senso più classico. Ok, vabbè, insomma, quindi Cosmic è sicuramente un grande rivenditore, è importante per tutti, ormai tutti lo conoscono, naturalmente sono i rivenditori che si riforniscono da voi e tutti quelli che hanno una partita io, naturalmente. E cosa hai delle cose che ci puoi annunciare, che devono uscire, qualche anticipazione importante? Dunque, al momento attuale devo dire che dal Giappone non sono arrivati grandi news, sono tutti alla finestra per vedere un po' come procedere le cose. Sicuramente la cosa certa è che continueranno le licenze su cui Kamashi lavora di più, continueranno a espandersi sempre di più, quindi Dragon Ball, Seiya, Demon Slayer, che è una di quelle recenti che va molto, sì. E quindi da questo punto di vista, insomma... Ho visto che però dei Cavalieri Rossi, cioè di Sensei, hanno annunciato 2-3 preordini. Sì, di pezzi che non si vedevano da un pezzo, diciamo. Esatto, quindi tutti insieme. Un po' passando oltre i classici Cavalieri d'Oro, Cavalieri Bronzo, eccetera. Quindi questo risponde un po' alle richieste anche dei collezionisti, che vogliono qualcosa di un po', no, diverso, certo, dalle solite stampe, certo, di stampe e riproposizioni. E poi per quel che riguarda invece i Gunpla, quindi parliamo di model kit, ho visto la lista della... La lista è stato un successo clamoroso. Vabbè, quest'anno è bellissimo. Diciamo che si spera nell'ambito del 2022 che, visto che hanno avuto un'esplosione di richiesta, riescano a riprendere il ritmo di produzione, perché ci sono dei ritardi legati alla grande richiesta e alla capacità produttiva comunque limitata. Adesso con la nuova fabbrica dovrebbero riuscire a tenere un passo migliore. Il 22 dovrebbe essere l'anno di passaggio. 22 non primo gennaio, no, no, cioè, vuol dire nel corso, ne parliamo nel 22. Senti, poi ti volevo chiedere una cosa che mi interessava molto sapere. La quantità limitata, io vedo sempre da Cosmic, quantità limitata, lo potremmo, sì, dire solamente. Ci vuoi spiegare perché c'è questo? Di cui parlavamo adesso, da una parte la produzione. Cioè ormai lì col contagocce la Bandai... Hanno aumentato il mercato in tutto il mondo. Quando tu aumenti le vendite tipo in Cina, non è che le aumenti di 48 pezzi. Certo. Quindi gestire delle produzioni di livelli così alti è un problema, specialmente se tu hai un prodotto che deve comunque rimanere limitato, perché sono prodotti non per mass market, ma che sono destinati al mercato del collezionismo. Quindi questo aspetto, più l'aspetto della richiesta che aumenta, la domanda non riesce a far fronte con la capacità produttiva che hai, è ovvio che loro dicono: se noi possiamo produrre X, quell'X dobbiamo suddividerlo per tutti i nostri partner. E quindi questo è... Quindi cari collezionisti, cioè... Non è colpa nostra, cari miei. Preordinate, ma non è sicuro e che poi arrivi. Ci prendiamo i nomi, ne faremo tesoro, ma purtroppo non abbiamo le armi per risolvere la situazione. Quindi... Certo. Senti, sono in vista nuove acquisizioni, cioè nuovi partnership con altre aziende? Avete già visto qualcuno che... Non, diciamo che ogni anno arriva sempre qualcosa di nuovo, però... È sempre un po' difficile, no, fare degli annunci. Cioè, abbiamo cominciato quest'anno, ad esempio, a collaborare con Hasbro Italia. Sì. E quindi anche questo per noi è stato una grossa partnership, perché comunque sono una ditta molto molto solida e soprattutto hanno un prodotto adattissimo ai negozi con cui lavoriamo, e per noi è stato molto, insomma,
un ottimo, no? Una nuova freccia all'arco. Sì, e questa è stata una cosa di questo. E vediamo, andando avanti, cosa succede. Senti, ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Ho visto che ci sono stati dei prodotti che la Bandai ha presentato al Comic-Con, mi sembra, e non so se voi, cioè avete dei prodotti esclusivi in questa, allora, quest'anno? Le esclusive del Comic-Con di New York non erano previste neanche per l'eventualità di Luke. Se fossero arrivate in tempo, forse, e non fossero su un container che sta arrivando adesso, avremmo avuto le esclusive, quelle di San Diego, le quattro figure di Dragon di Ball, Dragon Ball, certo. Per cui le dovremmo ricevere a breve, quindi organizzeremo, come facciamo l'anno scorso, qualcosa online. Per cui se ci seguite sulla pagina di Facebook di Tamashii avrete tutte le info a tempo debito. Appena le abbiamo qui partiamo. Sì, mi ricordo che qualche anno fa i prodotti esclusivi li avevate. Noi li abbiamo avuti a Lucca del 19. Sì. A Lucca del 20 ovviamente. Sempre di Dragon, mi ricordo che c'era Broly. Esatto. Super Saiyan. Lucca l'anno scorso non c'è stato, quindi abbiamo optato per un evento. Abbiamo fatto una vendita online. Quest'anno, col fatto che c'era Luca, li avremmo portati volentieri, se non che ma non li abbiamo fisicamente, quindi l'evento online poi vediamo. Ah, naturalmente poi, sempre per parlare di consegne, il discorso dell'Alitalia ha rallentato tutto. Per noi non tanto. Perché voi fate comunque con container via nave. Sì, noi lavoriamo via nave e quindi l'Alitalia non ha toccato i nostri settori. Però anche con la nave hanno rallentato tanto, forse anche per quello che dicevi tu prima. Cioè non si trovano i posti sulle navi e si fa fatica a trovare il container vuoto da riempire, salvo poi pagarlo cifre consistenti, quindi tutte queste cose insieme. Sul prodotto finale naturalmente grava tutto alla allora, fine. Insomma. Sul prodotto finale al momento attuale noi non abbiamo fatto ritocchi, come poi possono testimoniare penso sia i nostri negozianti che i collezionisti, non ci sono stati. Speriamo che la situazione migliori. Si aggiunge tutto. Non se no, perché più. Purtroppo adesso, al netto di quello che è il discorso che stiamo facendo noi del collettivo, se uno sente le notizie tra i costi per le materie prime, i costi di importazioni, i costi di scuola di bollette, tutto è un panorama che non porta niente di buono. Quindi se dovessero aumentare i costi in produzione di quelli che fanno i trasporti, di quelli, è ovvio che la situazione diventa complicata per tutti. Certo. Qui siamo tutti alla finestra, tutti nel senso non tutti di Cosmic, ma no, tutti quelli che lavorano in Italia e nel mondo. Certo. Senti, una cosa che è una curiosità, tu sei collezionista per caso? Io nasco come collezionista specialmente di fumetti. Ah, specialmente di fumetti. Che cosa in particolare? Ma io sono partito classicamente con i Marvel, DC, quindi supereroi classici, poi dopo fumetto tutto, quindi franco-belga, giapponese, manga, quindi sul merchandise mi sono appassionato, acquisti, faccio, compro, eccetera, ma la, diciamo, collezionismo rimane per quel che mi riguarda principalmente sui fumetti. Quindi sono rimasto lì. Specialmente comic book, in lingua originale, cose di questo genere. Anche tavole, quindi piace. Tavole con moderazione. Perché sennò. Esatto. Beh. Però sicuramente comunque il fumetto rimane il mio target principale come collezionista. Ma il fumetto poi trasposto anche nel cinematografico e nell'animazione? Allora, sono, diciamo che se devo scegliere tra il fumetto o la trasposizione in film, preferisco il fumetto. Se parliamo di cinema, preferisco quello che nasce come cinema e tale è. Quindi, belli gli Avengers, apprezzatissimi, però preferisco la materia prima. No, anche perché Civil War, l'erano 6 contro 6, questi nel fumetto sono... Bisogna riadattarsi mille un po', no, mille. Alle esigenze del mezzo che si usa, per cui... Senti, a proposito, come è cambiato il mondo del collezionismo, del merchandise, quindi parlo? Dai primi anni 2000 ad oggi. Dunque, è cambiato sicuramente in meglio, perché è aumentata di molto
la varietà e la proposta. Siamo passati da una, specialmente parlo qui noi, cioè da una grossa richiesta e una reperibilità anche molto legata al prodotto supereroi America e questo genere, per arrivare oggi in cui in realtà a parte il leone la fanno il manga e l'anime. Come licenza, come richiesta, noi abbiamo sempre lavorato molto con il discorso manga, anime, vedi Bandai, eccetera. Però indubbiamente negli ultimi, diciamo, 2 anni, vedendo anche le vendite poi dei manga, perché è stata un'esplosione anche qui, manga, anime, secondo me hanno ormai, in alcuni aspetti, con alcuni personaggi surclassati, con altri equiparato, il valore di certe licenze. Ma anche perché poi ogni anno, ogni 2 anni, escono continuamente personaggi nuovi, anime nuovi, serie nuove, manga nuovi. Quindi vedi quello che sta succedendo con l'attacco dei giganti o con Demon Slayer, che sono 2 licenze che paradossalmente qualche ragazzino appassionato magari conosce quelle e non conosce certi personaggi Marvel o DC che sono secondari, ma che quando, diciamo, c'era un collettivo prima del 2000 erano più noti di certe serie manga, quindi. Assolutamente sì, questo è verissimo, questo è assolutamente vero, che oggi lo streaming dell'anime ti dà la possibilità di non spendere soldi e di vedere quello che vuoi, quindi tu conosci quello che riesci a vedere, e naturalmente i fumetti li devi comprare, e poi hanno una storia. Cioè, diciamo che chi si approccia all'attacco dei giganti, hai l'anime, hai 34 numeri di manga, più un po' di spin-off vari, ti approcci agli X-Men in bocca al lupo esatto. No, quello è assolutamente vero. Da una parte, per un collezionista è anche bello avere qualcosa che inizia e finisce, no? Stavo facendo una live l'altro giorno e parlavo di questo. Ci sono proprio, ecco, Attacco dei Giganti che ha un inizio e una fine, Claymore ha un inizio e una fine, sono molti manga che hanno i manga di Urasawa, hanno un inizio e una fine, altri invece come One Piece che non avranno mai fine invece. Diciamo che One Piece probabilmente è un po' il corrispettivo per l'appassionato di manga di quello che è, diciamo, lo Spider-Man, cioè la certezza di avere, no, per un lungo periodo sempre di persona. Poi ovvio che a differenza di quello che succede in America, anche One Piece arriverà a un certo punto a concludersi, sì, prima o dopo. Mentre sappiamo che per il fumetto americano la tradizione vuole che in stile soap opera è il personaggio che comunque deve, no, resistere ai suoi stessi autori. Poi continua a creare universi, multiversi. Quindi diciamo che quando apre le porte al multiverso, dopo vale tutto. È finito. Non so più regole, però. No. Comunque, il discorso è che il prodotto fondamentalmente è migliorato anche nella qualità, no? Perché assolutamente. Io mi ricordo, io pure sono un collezionista di merchandise, di prodotti, e il Goldrick che c'era. Sì. I primi GX di Bandai di Goldrick, gli ultimi. Lo 04, no? Sì, Mazinga Z, che penso sia uno di quelli che hanno rifatto più volte. Sì, dai primi oggi è una roba. Miller Color, no? Però dallo 01 al 100, naturalmente è cambiato tutto. Infatti. C'è stato un investimento differente anche. Sì, diciamo che da un certo punto di vista, su una linea come il GX, l'aspetto dell'implementazione ingegneristica dello studio che c'è dietro è quello che negli anni ha dato più soddisfazione, anche quello che per contrattare crea più difficoltà, cioè i costi, perché ovviamente un GX più è elaborato oggi più costa, certo. E poi anche trovare il giusto robot, perché comunque non scordiamoci che questa roba nasce come il primo mercato è l'Asia, quindi noi qui parliamo sempre, no, Goldrake in Asia non è che proprio, no, la top 10 degli anime o dei mecha più richiesti, quindi trovare un robot che si adatti a un investimento di un certo tipo, che abbia l'Asia come primo referente e poi il resto dei mercati, non è proprio semplice. Noi qui, mi ricordo quando anni fa si diceva, ma magari fanno, prima che uscisse si diceva, fanno il Trider, fanno Dai Kengo, cioè robot che per noi negli anni 80 erano qualcosa, ma che in un mercato, insomma,
una briciola. Sì. No, infatti lui ha parlato del trailer, ma io mi ricordo perché insomma sono prima di tutto collezionista, mi ricordo che al tempo la Bandai fece dei questionari e chiesero agli italiani quale volevano e risposero trailer e Jeep Robot. Sì. Loro poi fecero il trailer e a Lucca lo presentarono, mi ricordo, nel 2013 se non sbaglio, e infatti non sono tutti stupiti. Trailer che è forse uno dei migliori GX, ma che invece in Giappone sanno manco chi è. Non sanno proprio chi è. Sì, è un po' se pensi negli ultimi anni hanno fatto Voltron, sì, l'hanno ristampato due volte, sì, perché lì hai la possibilità di vendere in America. Certo, il Go-Lion che in America è Voltron, certo. Stessa cosa è il Dairag che in America è sempre il Voltron dei veicoli, no? Sì. Quindi da noi è un bel punto di domanda, però in America comunque il mercato ne ha assorbiti, quindi su questo tipo di linea è sempre molto delicato riuscire a trovare la giusta licenza. Noi siamo sempre molto positivi, è ovvio che certe volte escono licenze che in Asia sono forti, ma qui in Europa e specialmente in Italia, che diciamo che l'Italia e la Francia dopo l'Asia sul discorso anime anni 80 sono sicuramente i due paesi più ferrati. Comunque sono dei mecha che fai fatica, magari legati a dei serie TV, dei telefilm che qui non sono arrivati, quindi mi ricordo anche l'uomo ragno giapponese, no? Quello è un tipo di prodotto che in Asia ancora so perché hanno fatto il Leopoldo, no? Certo. Però non hanno preso la licenza effettiva e ufficiale per distribuzione in Europa, perché i numeri che potevano, certo, valutare erano veramente risibili, quindi. E poi fu anche un bel progetto quello, lo fece con Stelli proprio alla mano, cioè era anche una cosa dietro, c'è molto figo, una cosa assolutamente pensata bene, cioè guarda che poi il mercato risponde come può, quindi certo. Peccato, perché comunque i collezionisti che l'avrebbero sono diventati matti a recuperarli in Giappone, comunque per avere la collezione. A proposito del Giappone, voi avete mai delle anticipazioni da parte di Bandai su alcune cose? Dunque, Bandai fanno o Hermetic, no, diciamo così, fanno dei piani per alcuni mesi in cui ci danno un po' di informazioni, ma spesso sono informazioni un po' per darci un'idea di quello che potrà essere, cosa aspettarsi, ma diciamo che non si sbottano al 100% neanche con noi, quindi come dicevo prima sappiamo che ci sono sicuramente investimenti sulle licenze classiche. Però se tu mi chiedi ma quale sarà il prossimo GX, io ti dico vediamo, sicuramente da quello che ho capito non sarà dai Kengo o questa roba anni 80, per capirsi, perché come dicevamo lì effettivamente è molto difficile anche per loro mettere in piedi un progetto che possa produrre i numeri, che per cui penso che intanto loro, come hanno sempre fatto, cerchino un prodotto che vada bene per la totalità, la globalità. Io vi ricordo, io feci un'intervista alla Bandai, nella Bandai, a due manager della Bandai, e chiesi nel 2018 mi pare, e chiesi ma gli ristamperete mai il DX01, perché adesso è arrivato, no? Al tempo non lo voleva nessuno, da quando hanno fatto lo 02 il Great Mazinger tutti vogliono lo 01, adesso è arrivato a cifre insomma su 1000 euro perché è tutto aftermarket, e lui mi disse non lo neghiamo, quindi beh, se lo fanno noi siamo qui volentieri. Certo, perché vedi è un guadagno più, anche perché poi i prezzi sono un po' saliti. Fatto, è veramente stupendo, poi è proprio una roba che aveva segnato il passo rispetto anche già ai Chewalking, sì, sì, della serie GX, quindi però al momento più che altro ci aspettavo forse il DX04 che non fosse il Gagging, perché scusami, il GX100 fosse il Gagging, ma che fosse invece il DX04 il nuovo Goldrake, perché pensavamo seguisse la numerazione e invece purtroppo ci si deve tener conto di quelle che sono anche le esigenze e le risposte del mercato. Noi se dovessimo dire le linee che sono partite, che sono anche andate bene, ma che poi non hanno avuto un seguito,
ad esempio i super robot Chogokin, i piccolini, va bene, alcuni molto belli, stampati, e poi è finita a un certo punto. Senza... Ne hanno fatto i collection, che sono... Anche per me hanno fatto quelle che erano una via di mezzo, e anche quella è... E anche quella andata. E... Diciamo che nei resoconti finali probabilmente la valutazione da parte di Bandai è stata che hanno funzionato, però adesso ci concentriamo su altro. Quelli che funzionano sempre sono sicuramente i Cavalieri dello Zodiaco, cioè quelli... qui parliamo di una roba... Quella è l'archetipo del prodotto, ne vendiamo troppi rispetto a quelli che stampiamo, non so se riusciamo a stamparne di più, ma perché dovremmo stamparne di più, che comunque tanto è una cosa, è uno dei collectible più collectible che ci sono sul mercato. E quindi anche perché i Cavalieri dello Zodiaco hanno un successo clamoroso tuttora in Asia, in Cina, ma anche in Brasile, in Messico, sì. Quindi sono tra le licenze globali ma non globali quella che comunque mi funziona meglio. Oltretutto è un prodotto che ha un costo per pezzo anche consistente, quindi ma anche lì il discorso è se metti in fila tutti i materiali che ti vanno per fare un 6, tutto il lavoro che c'è dietro per creare, specialmente ogni volta che ne fai uno nuovo, nuovo vuol dire che non rielabori con gold, ma quindi ne tiri fuori uno che magari non si vedeva dall'epoca dei primissimi Mitco, è un lavoro fatto da te, quindi un lavoro anche per il loro reparto di ricerca e sviluppo, non è indifferente. Sì. Infatti adesso hanno fatto l'ultimo preordine, sarà Claude Lemory, un generale degli Abissi, ed è l'unico ex degli Abissi che ha un corpo differente, perché ha una postura, quindi hanno dovuto ripensare tutto un corpo, perché loro i body li prendevano e cambiavano la testa, no? Reinventare la capa. Insomma, l'unica cosa che possiamo dire tutti, sia da appassionati che da diciamo rivenditori, che da conoscitori del mondo del collezionismo, è che ogni volta che fai qualcosa che ha a che fare con i 6, che non è strettamente diciamo canonico, tipo la serie legata ai 6 femminili, i Panoramation, non ce la fai. Sì, ma non messo pure con un'altra, sono quelli così, poi non erano neanche male. Diciamo che il pubblico era diverso, però, era una possibilità per chi non aveva budget, la disponibilità economica, e spazio e possibilità di recuperare i pezzi vecchi, di fare i 6 a Mitclo classici, avere comunque una collezione caruccia con un bel diorante. Sì. Purtroppo lì noi in svariate occasioni abbiamo detto ma ve ne mancano 4, sono valorato per chiudere. Botta di vita, inventatevi anche solo una limited, no? Con tutti e 4 in un colpo, a un costo se vuoi anche consistente, però fate contenti molti collezionisti. Certo. Perché molti l'hanno comprato, quindi cioè, nel senso ascoltano dei consigli, nel senso, quei dati non li ascoltano, loro sono recettivi, sono sempre disponibili a confrontarsi. Chiaro comunque che il management deve decidere quando facendo delle ipotesi e delle proiezioni vedono che il ritorno economico c'è. Certo. Ovvio che ci sono in determinate occasioni in cui comunque provano, come può essere il Panoramation, che magari sulle prime è un bel punto di domanda, però investimento magari più fattibile. Vai. E poi sì, rimane sempre un po' il discorso che il mercato giapponese per certi aspetti è molto diverso da quello, diciamo, del resto del mercato asiatico, da quello del resto del mondo. Quindi quando cominci a valutare i prodotti, le forme, le classiche persone kawaii dei personaggi, tu sai che in Asia va bene, sei tranquillo. Quando arrivi qui, anche se la licenza è buona, comunque non puoi aspettarti di fare i numeri che fai con la versione non deformed. Certo. Senti, cambiamo, volevo chiederti una cosa sul Guardian. Sì.
Secondo te che è successo? Perché Gorgian è un po' controversa come cosa, no? Diciamo che arrivati a questo numero di GX ormai sono tutti molto belli, tutti molto accettati, tutti molto voluti. Sì, Gorgian ha un po' diviso il collezionista, perché diceva no, vabbè, comunque a me piace, è bello, chi dice no, non c'entra niente con l'anime, a livello ingegneristico è brutto lo stacco delle gambe. Che risposta c'è stata a livello commerciale? A livello commerciale è comunque stato un buon successo, perché Gorgian è Gorgian. Le cose che dici tu sono sicuramente una questione che è uscita, che credo sia comunque molto diciamo ristretta rispetto alla base degli acquirenti, cioè forse un po' più italiana che sì, intanto italiana, perché comunque a parte l'Asia l'unico altro mercato che secondo me ha assorbito un discreto numero di pezzi è stato l'Italia. Ovviamente in Italia gli appassionati sono molto attenti e poi hanno appunto un'esperienza su, no, i robot GX pluriannale, quindi che poi è sempre difficile soddisfare il collezionista. Io credo che da parte di Bandai ci fosse la necessità di riuscire a fare un prodotto diverso dai Gorgian che si sono visti prima, quindi già questo comporta che devi, no, inventarti qualcosa. Certo. E renderlo sicuramente ti renderlo più mobile, perché il Gorgian di prima, la CMS, è un po' statico, diciamo. È un po' soldatino. Quindi devi mantenere un po' le articolazioni, la mobilità. Per far questo l'ingegneristico però perdi su, certo, magari l'aspetto visivo, eccetera. Quindi è inevitabile e succederà sicuramente con altri robot in altre occasioni. Per cui ovvio che se tu alla Bandai fai presente la cosa, loro ovvio ne fanno tesoro e nel contempo guardano i loro numeri e dicono fortunatamente è stata una cosa legata ad alcuni appassionati di cui terremo conto, ma che non è come se fosse stato un problema di fabbrica, una rottura, una giuntura che non tiene, cose più problematiche. Quindi insomma la speranza è sempre migliorare il prodotto per loro in assoluto. Ogni feedback viene ricevuto e poi l'inglese fa un recolor e si migliora al limite. Sì, poi è chiaro che finché fai dei miglioramenti ad oggi recolor è un discorso, se devi andare a mettere le mani su aspetti ingegneristici, certo. Diventa più complesso e quindi insomma non ci farei. No, certo, cioè, no, anche perché poi ho visto che con i Recolor hanno ristampato con la scuola Recolor molti prodotti come Daltanius, Daltanius e tanti altri, insomma, i Titan, no? È un'idea che comunque è apprezzata, perché se un prodotto non è più sul mercato da un po' e non vai a fare la ristampa classica per Recolor, comunque. Sì, poi è ovvio che qualche appassionato si lamenta, ma come un recolor invece di fare una nuova? Amico mio, porta pazienza. No, certo. Costa comunque inventarsi, certo, un amico ogni volta, quindi. No, certo, poi come dicevi anche tu, il costo di produzione costa, cioè nel senso comunque rimettere in ballo un progetto vuol dire, sì, pagare altri ingegneri, pagare altri settori, pagare altri prodotti, quindi insomma capisco che è un problema, sono aziende che devono stare a galla, questo sì. Quindi cercherò di comparare le cose e alla fine dai, io penso che comunque ci riescono, perché le vendite sono... Bandai non è... No, ma poi le vendite insomma continuano a salire, perché... Sempre bravi e sono sempre stati in grado di rinnovarsi. Quindi. No, e poi noi dobbiamo ringraziare Cosmic perché riuscite poi a mediare tra loro, tra il Giappone e comunque altri marchi mondiali e noi, quindi noi abbiamo i nostri prodotti grazie anche a voi che ricordate. Noi diciamo lavorate che per questo. Insomma. Noi siamo, no, tra incudine e il martello. Esatto. Cerchiamo di, come dire, accontentare il più possibile, ci si riesce a volte sì, a volte no, i nostri clienti che a loro volta accontentano i collezionisti, e cercare di trovare dai fornitori e nei fornitori una spalla per il mercato del collezionismo. Bene, allora io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, perché insomma siamo stati parecchio a fare due chiacchiere anche
diciamo, tra due collezionisti, no? Sì, è stato interessante. Quindi, ragazzi, venite a, se passate a Lucca, se passate qui alla fiera, venite al padiglione, al palazzo Polofiere. Polofiere. C'è una bella area Japan, trovate veramente. È una bella area Japan, è molto ampia e c'è un bello stand cosmic da vedere. Ah, forse non so se volevi dirmi qualcosa su. Sui Gunpla, che, insomma... sui Gunpla, se venite trovate le esclusive che sono qui appositamente per Lucca, sono direi 5-6 pezzi veramente sfiziosi, ce ne portate le tasche, siamo qui. Ok, quindi anche qua, anche i Gunpla è un altro mondo, cioè da quello che abbiamo parlato adesso i Gunpla è proprio un altro... Gunpla, non sei solo collezionista, ma sei anche proprio un super appassionato di building. Cioè sì, no, poi la customizzazione, li aerografano... Cioè, se venite lo scoprite, c'è anche un piano di sopra dedicato appunto un po' a esposizioni di modelli di Gunpla, eccetera. Okay. Ottima occasione. Ok, quindi mi raccomando, se venite, se siete qua a Lucca, dovete per forza passare, anche se un po' dislocato, al Polofiere e venire a trovare Cosmic, perché insomma qua... se venite in macchina venite prima qua, cioè se è attaccata dall'autostrada e siamo qua. Ok, quindi ragazzi, grazie di averci seguito, ci vediamo in 4 live prossimamente, ringraziamo i responsabili della Cosmic, grazie mille, a dopo.